Il A posto. progetto BioDiv si inserisce all'interno del sistema BioDiVarc, come diciamo, ha spiegato prima anche Daniela. E, in particolar modo la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha sviluppato le proprie attività nell'ambito dell'azione VP3.5. Le attività hanno avuto una durata di circa 3 anni e mezzo e ha visto cooperare le 3 regioni italiane, quindi Regione Piemonte, Regione Liguria, Regione Valle d'Aosta, e un parco nazionale francese, il Parc National de la Vanoise. Complessivamente l'azione ha portato al monitoraggio di 68 siti Natura 2000, di 84 specie animali e vegetali inserite negli allegati della direttiva Habitat e di 21 Habitat Natura 2000. In particolar modo la cooperazione si è manifestata dal confronto sul monitoraggio dell'Habitat 6230 in Ardeti, che sono appunto stati scelti per il confronto transfrontaliero. L'azione è stata coordinata dalla Regione Piemonte, in particolar modo da Matteo Massara, che ha coordinato un po' le attività di tutti i partner che hanno realizzato i monitoraggi. In modo nello specifico, la Regione Valle d'Aosta si è dedicata ad applicare le metodiche di monitoraggio proposte da ISPRA. In particolare sono state indagate le briofite. È stato attribuito un servizio a un briologo, Luca Miserere, che ha realizzato i monitoraggi su tutte le specie segnalate in Valle d'Aosta. Per la flora vascolare ci siamo affidati all'esperienza di Guido Brusa, per gli habitat al CESBIM, in particolar modo alla dottoressa forestale Claudia Turcato, al contributo anche di Luca Miserere e di ARPA Valle d'Aosta. Anche le specie faunistiche sono state indagate tramite protocolli ISPRA. Per questa attività è stato creato un gruppo di lavoro coordinato dal sindaco Roberto e le azioni sono state realizzate e sono in parte ancora in corso dal Parco Naturale Montavic, che è soggetto attuatore del progetto. Andando nello specifico, l'applicazione dei protocolli ISPRA per le briofite ci hanno permesso di applicare la metodica su 32 specie, 4 specie in allegato 2 della direttiva Habitat, 18 specie in allegato 5. In allegato 5 rappresenta appunto il dispagnum specie plurime, che si esplicano quindi in ben 21, in ben 17 specie più l'Eucobrium glaucum. Sono stati sperimentati protocolli anche su 7 specie che sono ricomprese nella legge regionale numero 45 del 2009, che è la legge di tutela della flora alpina. Abbiamo poi applicato le metodologie anche su 3 specie ritenute di particolare importanza ecologica per la regione. Brevemente, questi sono stati i siti indagati per le briofite. I risultati. Bene, allora, sono state ritrovate 22 specie di briofite rispetto a quelle che erano già presenti in bibliografia storica e quelle che erano state segnalate da studi più recenti condotti verso gli anni 2014-2015 nell'ambito di un altro progetto, che era Vidiana Tour Metro, un progetto Quartese. Di queste complessivamente 10 specie non sono state ritrovate. Questo non vuol dire chiaramente che la specie sia estinta, ma semplicemente che nei 2 anni di svolgimento delle indagini questa specie non è stata rintracciata nei siti precedentemente segnalati. Sicuramente è un indicatore di restrizione delle popolazioni per queste specie. Sono stati raccolti 245 campioni d'erbario, identificate 117
7 specie complessive in inserimento relativo nell'Osservatorio regionale della biodiversità. Infatti, tutte le specie raccolte nell'ambito dei monitoraggi, siano essi di briofite, flora vascolare o i rilievi botanico-vegetazionali per gli habitat, sono stati poi inseriti e quindi riversati nell'Osservatorio regionale della biodiversità. Chiaramente nell'applicazione dei protocolli ISPRA per lo studio delle briofite e il monitoraggio stato di conservazione delle briofite sono state realizzate specifiche schede per la raccolta dati, ne sono state compilate 48 per le specie rinvenute e sito specifiche, 26 schede compilate anche rispetto alle specie non ritrovate, perché comunque sono dati molto utili che saranno poi ripresi in mano successivamente nei prossimi anni con i nuovi monitoraggi. Sono state ritrovate inoltre due specie all'interno del Parco Naturale Montavic che non erano segnalate precedentemente in dati recenti, ma ad esempio per lo Splacnum sphericum era un dato segnalato prima del 68, mentre Tayloria tenuis è una specie che non è mai stata segnalata, e quindi possiamo dire che questo studio ha contribuito a migliorare anche le conoscenze delle briofite in Valle d'Aosta con queste due nuove segnalazioni per la regione. Sono stati inoltre raccolti dei campioni di briofite la cui identificazione non era certa a livello morfologico e sono state e sono in parte ancora in corso le analisi del DNA per l'attribuzione specie specifica. Un aspetto molto importante dell'applicazione dei protocolli ISPRA è da sottolineare è che appunto grazie alla sperimentazione dei protocolli abbiamo potuto definire quello che è il programma di monitoraggio a scala regionale per le briofite. Sono stati pertanto individuati il numero minimo di aree di rilevamento che per le briofite è puntuale perché sono specie comunque molto piccole, molto localizzate, il periodo di campionamento ottimale, quindi da luglio a settembre, da fine agosto e fine settembre per Richia Breitleri e Buxbaumia viridis. È stata definita inoltre la frequenza di monitoraggio, la frequenza è un po' modificata rispetto alla frequenza consigliata dai protocolli ISPRA che prevedevano un monitoraggio annuale, invece tenendo conto della vulnerabilità molto alta degli ambienti che sono oggetto di monitoraggio, si è optato per un monitoraggio una volta ogni 3 anni sostanzialmente, perché il monitoraggio annuale creerebbe pressioni inutili. Il numero di operatori sono stati definiti come 2 operatori, il numero minimo, e chiaramente l'attività può essere coadiuvata dall'acquisizione di fotografie dell'area rilevata per rendere più speditivo l'indagine sul campo. Chiaramente è fondamentale essere muniti di GPS per georeferire i punti e le stazioni di rilevamento. Sono anche state definite giornate lavorative a persona e il numero di rilevamenti. Questi aspetti sono molto importanti perché permettono all'amministrazione regionale di definire anche quello che è, oltre al programma dei monitoraggi, anche di definire quello che è l'onere in termini economici delle attività di monitoraggio. Alcune considerazioni dalla sperimentazione dei protocolli ISPRA, sicuramente è emersa la difficoltà di lavoro e di campionamento, soprattutto per le piccole dimensioni delle briofite, che ahimè questa difficoltà è insita nelle specie indagate. È stato rilevato un cambiamento molto importante della morfologia e dell'ecologia di diversi habitat, per l'inaridimento degli ambienti e quindi principalmente come effetto dei cambiamenti climatici in atto che oltre ad incidere direttamente su temperature, frequenza e intensità delle precipitazioni possono
generare anche eventi alluvionali e valanghivi più frequenti, eventi anche di caduta alberi per tempeste di vento, ed infine un elemento che può danneggiare questi ambienti anche il pascolamento, in particolar modo il pascolamento bovino su alcuni siti. Passiamo ora alla flora vascolare. I protocolli sono stati sperimentati per 18 specie di flora vascolare, 6 specie ricomprese negli allegati 2 e 4 della direttiva Habitat, 5 specie in allegato 5. Che cos'è stato, che tipo di dati sono stati quindi raccolti? Sicuramente è stata fatta un'analisi partendo dai dati pregressi e storici e i dati da osservatorio. Si è quindi fatto un quadro delle conoscenze distributive. Si sono applicate le metodiche ISPRA appunto per il rilievo sul territorio e l'individuazione delle popolazioni delle diverse specie indagate. Se ne è valutato lo stato di conservazione partendo quindi dalla distribuzione e dalla consistenza delle popolazioni. È stato indagato lo stato di conservazione dell'habitat per la specie. Sono state definite le pressioni e le minacce. E da qui è stato quindi definito lo stato di conservazione complessivo sul territorio regionale e sono stati definiti gli obiettivi di conservazione. E infine, anche per le specie di flora vascolare, è stato definito un programma regionale di monitoraggio. La stessa metodologia è stata seguita per altre 7 specie di interesse regionale, che erano caratterizzate da una classificazione di D, quindi data deficient, per cui si avevano poche conoscenze. In questo caso sono stati analizzati i dati già disponibili, quindi i dati storici, e implementati da nuove segnalazioni. È stato applicato quel protocollo ISPRA appunto per monitorare la specie ed infine si sono registrate quelle che sono le considerazioni utili per una conservazione ottimale delle popolazioni sul territorio. Allora, per ogni specie sono stati anche in questo caso individuate delle schede, sono state definite delle schede di rilevamento. I siti indagati sono 14. Per ogni sito indagato è disponibile il file vettoriale del dato raccolto e dei dati elaborati. Infine vedete anche un'estrazione di quello che è il piano regionale di monitoraggio. In questo caso è stata presa una specie d'allegato 5 e all'interno di questa scheda abbiamo definite vari aspetti, tra cui appunto le popolazioni oggetto di monitoraggio, le indicazioni operative, il periodo ottimale di svolgimento del monitoraggio, la frequenza di monitoraggio e le risorse necessarie. Anche nel caso della flora vascolare tutte queste informazioni sono utili per definire lo sforzo economico e diciamo di personale necessario per l'applicazione delle metodiche ISPRA per lo studio della flora vascolare. Sono state inoltre indagate altre specie di interesse regionale, sempre nell'ambito questo del progetto, e chiaramente no, per queste specie non abbiamo applicato le metodiche ISPRA, ma la possibilità di approfondire i monitoraggi, di realizzare monitoraggi sul territorio hanno permesso di raccogliere anche dati utili per ampliare le conoscenze della flora a livello regionale. Qua passo molto velocemente quelle che sono le valutazioni complessive ottenute dall'applicazione delle metodiche sul territorio regionale. Distinto quindi per specie d'allegato 2 e 4 e per specie d'allegato 5.
Allora, questa è una slide che vuole riassumere brevemente appunto che oltre allo studio delle specie note si sono indagate, si sono ritrovate 17 specie che riversano un ruolo importante per la flora della Valle d'Aosta e per cui non avevamo segnalazione o comunque per cui le segnalazioni storiche non erano state riconfermate. Per queste specie, per alcune di esse, sono stati poi acquisiti dei reperti da inserire all'interno dell'erbario del Museo Regionale di Scienze Naturali e Fisionusan. Per quanto riguarda gli habitat, molto velocemente sono stati applicati protocolli ISPRA su 11 habitat, allegato 1 della direttiva, che presentavano uno stato di conservazione inadeguato o cattivo a livello della regione biogeografica alpina. Gli studi sono stati condotti tra il 2019 e il 2021, esattamente come per le briofite e per la flora vascolare. Di seguito potete leggere i vari habitat che sono stati indagati, tra cui segnalo appunto 6230 che era oggetto di confronto transfrontaliero. Sono, come potete vedere, tra i vari habitat abbiamo chiaramente gli habitat legati alle zone umide, che sono quelli appunto che risentono maggiormente dei cambiamenti climatici e sono quindi più a rischio a livello di conservazione. Brevemente i risultati: sono stati indagati 20 siti, 31 le schede compilate, ogni sito era chiaramente, ogni scheda presentava anche la restituzione vettoriale dei plot e dei rilievi. E potete vedere in immagine un esempio di scheda di rilevamento con rispettivo rilievo floristico vegetazionale. Anche questi rilievi sono stati inseriti all'interno dell'Osservatorio regionale della biodiversità. Per concludere, volevamo condividere con voi la sperimentazione del metodo che utilizza aeromobili a pilotaggio remoto per lo studio degli habitat. Nelle presentazioni che ci hanno preceduto ho potuto appunto seguire l'applicazione dell'utilizzo del robottino presentato prima dalla collega. Ebbene, noi invece abbiamo pensato, assieme alla collaborazione, appunto parte della collaborazione di ARPA Valle d'Aosta, abbiamo sperimentato l'acquisizione di immagini ad alta definizione attraverso il volo di droni, che hanno permesso di acquisire delle immagini di dettaglio di siti Natura 2000 caratterizzati da un'estensione ridotta. Questo come metodo alternativo all'analisi delle foto, comunque delle foto aeree. Ha permesso di ridurre molto l'attività su campo, perché come vedremo con 11 giornate di rilievo si è potuto ridurre molto appunto l'attività che è molto onerosa, di rilievo fitosociologico appunto sul campo. L'attività di campo chiaramente non viene eliminata totalmente, ma entrerà come attività integrativa per l'analisi delle immagini. Queste sono le 5 zone speciali di conservazione indagate. Gli habitat sono habitat acquatici e umidi e per un sito ambienti xerici, caratterizzato da vegetazione steppica. Allora, la superficie totale è pari a 398 ettari in 11 giorni di rilievo. Sono stati condotti 2 voli, uno in primavera e uno a inizio autunno. E abbiamo potuto così acquisire, ecco, questa è un'immagine ad alta definizione della ZSC Lodi Tor. Vedete, sono immagini molto definite che permettono di andare a valutare e a identificare gli habitat su base fenologica, quindi dei cromatismi, e strutturale, quindi
la tessitura del nostro habitat. Vedete come migliora la qualità delle immagini rispetto chiaramente alle ortofoto e le foto aeree. In questo caso è evidente il segno di colonizzazione di individui del genere Salix nell'area di Torbiera. E in questo caso si può invece apprezzare con i poligoni in giallo-verde, quello che è l'avanzamento delle landerpine boreali nella Torbiera, quindi l'avanzamento di Juniperus communis all'interno delle formazioni erbose calcicole. Bene, questa invece è l'ultima sperimentazione nel sito di Les Îles. In questo caso avevamo la possibilità di avere anche un'immagine acquisita nel 2015, abbiamo comunque quindi potuto svolgere un'analisi su quelle che è l'avanzamento e l'ampliamento della fragmites, diciamo posta sulle bordure dei laghi della ZSC di Les Îles di Saint-Marcel. Ebbene, vedete, l'incremento chiaramente tra il 2015 e il 2020 è molto forte, questo è dovuto prevalentemente anche a una mancanza di dati in quei 5 anni, ma vedete come tra un anno e l'altro, tra il 2020 e il 2021, si è avuto un incremento del 5%. Questo metodo sperimentale, diciamo, ci permette di quindi definire nuovi protocolli sitospecifici che hanno una risoluzione spaziale molto più di dettaglio, ci permette di definire quindi dei nuovi protocolli che in questo caso sono risultati essere molto spendibili per siti di ridotta estensione. Permette di individuare inoltre precocemente fenomeni quali può essere l'espansione di un habitat rispetto all'altro e quindi di definire anche gli impatti e seguire più da vicino e nel tempo processi e fenomeni che sono interessanti per il monitoraggio ma soprattutto per la conservazione dei siti Natura 2000, con importanti conseguenze a livello di gestione e di scelte gestionali. Io vi ringrazio, spero di non avervi fatto perdere ulteriori minuti preziosi, insomma, e vi ringraziamo per l'opportunità offerta.